Ciao, noi siamo i Lifeframes e oggi reattiamo a Without a Whisper degli Invent Animate, l'ultimo singolo del nuovo album. Dai, Andiamo. miamio. Pronti. Subito lead potente. Tra lead in tapping dietro. La voce tua, troppo bella. Bravo. Video, ambientazione molto semplice, tutto studio, fiori. Sei molto emo. Oh, ecco. Stoppo il video un attimo solo per dire, cioè che comunque queste cose così ambient, cioè, non le fa nessuno così bene. Sì, okay. È proprio strofa classica del metalcore ambient. Ritmo nei feelings. Dai, il video ci sta perfetto con la canzone. Ah, quello era il pre-chorus, non era il chorus, ciao, cazzo. Dai. Quella lead di nuovo dietro. Porca troia. Di break sempre cosa sta arrivando, cosa sta arrivando. Di nuovo momento di slowdown. Madonna, senti il suono rullante, oh, cioè. Una cosa devo dire l'inventario che mi è sempre piaciuto, oppure i mix sempre un botto azzeccati. Cioè i mix pure è chiaro. Eh beh, si sì, è Dan Brostin. Vabbè, lui c'ha una voce, regà, comunque, cioè, sentito cazzo arriva. Non ha senso. Sentito arriva. Sì, senti che roba. Breakdown incoming. Godo. Ok. La dualità di un gruppo. Vabbè, ciao. Ma ragazzi, e finisce così. Di nuovo col pre-chorus aperto. Vabbè, basta. Possiamo pure smettere di suonare, raga, dai. Oh sì, di nuovo il chorus. Ma mamma mia, che ritornello. Tutto perfetto. Wow. Ok. Finisce così? Sì, penso di sì. No, vabbè, allora. Finisce così. No, sono incredibili. Sono incredibili. Che io odio. Dopo una canzone del genere, che io odio. Incredibili. La strofa, super ambientona, super metalcore. Poi parte il ritornellone, vabbè, proprio
pop che dire, te spara. Boh, sarà che l'abbiamo appena ascoltata, però ti dico che questo è uno dei migliori ritornelli dell'Inventanimit che abbiamo mai sentito. Beh. Cioè, è... cioè, no, una è cosa vero. Assurda, sì, cioè, sì, quando sì, va poi con quello sing scream in alto, sì. Sì, vabbè, lui c'ha una voce che non ha senso. Cioè, è uno dei migliori cantanti nel metalcore che c'è al momento. Poi, certo, non lo sapevi, ma comunque prima dell'album, prima di questo, loro avevano cambiato cantante, questo è il cantante, diciamo, tra virgolette, nuovo. Fortissimo. Però, cioè... fortissimo. Una cosa che di solito magari... cambia la band in modo negativo, invece per loro è stata proprio, secondo me, la scelta giusta. Poi quel breakdown, regà. Cioè, partito que- cioè, parto cattivissimi, poi rallentano il triplo. Oh, la band finale pure. Mega. Sì, sì, poi che quando arriva pure su il riff, diciamo, quello principale, però stavolta col two-step sulla batteria, sì. Fortissimo. Che poi posso dire, cioè, l'album prima era molto, cioè era sempre ambient, perché questo pure è ambient come canzone, presumo, e anche il resto dell'album, però hanno aggiunto anche molti elementi più cattivi, più deathcore, più aggressivi, che sì, secondo me ci sta molto questo tipo di canzone. Ho ascoltato anche gli altri singoli e pure hanno sempre questa aggressività che prima era un po' più nascosta, invece adesso hanno questo mix assurdo, fatto perfettamente dato di ambient e metalcore e deathcore, cioè proprio non so pensare a un'altra band che fa questo stile così bene, cioè credo che è un po' unici nel loro genere. Sì, è vero, è vero. E niente, ragazzi, cioè che io bella bella bella, 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 cioè, potevamo anche non dire niente, sinceramente, potevamo finirla. Sì, esatto, è un super singolo. Andatevi a ascoltare il nostro di singolo. Che non esatto, sapete, che... non vi aspettate questo, però comunque... No, no, invece sì, aspettatevi questo, sì, e poi sarete delusi, però aspettatevi questo. E niente, andatevelo ad ascoltare, Who I Am, su tutte le piattaforme, Spotify, Apple Music, eccetera, eccetera. E ovviamente andate anche a far vedere il supporto a questi ragazzi che sono troppo forti, ovviamente il livello là è altissimo, però comunque non è mai abbastanza secondo me, quindi andate anche a dare un ascolto all'Inventanimit. Ciao! Ciao ragazzi, grazie.